Amiche e amici di Volon Bright, siamo in compagnia di Luca Nave, segretario della Federazione Malattie Rare Infantili. La prima domanda che vogliamo fare al signor Luca è che cos'è questa fonda federazione, quali sono gli obiettivi e come lavora sul territorio di Torino. Sì, allora, la Federazione Malattie Rare Infantili è appunto una federazione che comprende al proprio interno 14 associazioni di pazienti affetti da malattia rara. Noi collaboriamo con l'ospedale infantile Regina Margherita, stiamo finanziando 5 borse di studio all'interno dell'ospedale. Poi abbiamo uno spazio di ascolto rivolto fondamentalmente ai genitori di questi piccoli pazienti e ci occupiamo di un'attività di sensibilizzazione per la popolazione, per le istituzioni, nei confronti dei problemi vissuti da questi pazienti, visto che sulle malattie rare se ne sa purtroppo pochissimo, quindi il nostro lavoro è proprio quello di aiutare le persone a conoscere questa realtà triste purtroppo. Credo che sia davvero importante questo contributo proprio per sensibilizzare la cittadinanza. Rispetto a questo tema e in generale rispetto alla federazione, la federazione come si sposa con Spazi Reali? Sì, allora, noi siamo entrati all'interno di Spazi Reali con l'obiettivo appunto di portare la voce dei pazienti affetti da malattia rara e in generale lavoriamo sulla disabilità in senso lato. Abbiamo in mente di fare appunto un grande convegno nella città di Torino, alcune conferenze, stiamo lavorando ad un ebook dedicato alla diversità in senso lato, lavoriamo anche all'interno delle scuole con dei laboratori interattivi, poi insieme a Federazione Malattie Rare Infantili all'interno del progetto Spazi Reali c'è anche Pragma e Assiotea, che sono due associazioni che si occupano di pratiche filosofiche, quindi con l'obiettivo di portare la filosofia, questa disciplina così astratta, astrusa e difficile, nella vita quotidiana di tutti i giorni. Quindi organizzeremo anche qua a Spazi Reali dei laboratori con i ragazzi di pratiche filosofiche, insomma. Bellissimo, credo che sia davvero bello, non ho altre parole perché mi ha lasciato senza parole. No, grazie. Grazie a voi per l'opportunità.